Non per fare le vittime, non per fare piagnisteo e non per fare sindromi d'accerchiamento per le quali non c'è nessun tipo di ragione o di fondamento, però c'è la tendenza ormai a criticare il Milan per qualsiasi cosa. È giusto criticare il Milan per la prestazione con l'Udinese, una prestazione non prestazione, una prestazione negativa e quindi giuste le critiche. Però se poi le critiche splafonano e diventano critiche all'intero progetto, all'intero mercato, all'intera dirigenza, a tutto, beh allora varrebbe la pena mettere qualche puntino sulle i. Qual è la critica che si fa al mercato del Milan? Di non aver preso Modric? Modric non ha mai pensato per un attimo di lasciare Madrid e spendere 50 milioni di euro per 2 stagioni tra ingaggio, commissioni e cartellino per un giocatore ben oltre la trentina avrebbe significato non rispettare il regolamento UEFA, avrebbe significato non rispettare lo stesso programma di crescita fondata sul lavoro e non sulle illusioni che si è dato il Milan, avrebbe significato contraddirsi. Ne sarebbe valsa la pena pur di vedere i tifosi all'aeroporto, era questo che si voleva, era vedere i tifosi del Milan invadere gli aeroporti per un'operazione tipo Ribéry, per un'operazione tipo Schöni, con il massimo del rispetto per l'ex capitano dell'Ajax, con il massimo del rispetto per uno straordinario campione come Ribéry. Probabilmente non era nemmeno questo quello che ci si attendeva dal Milan. Il Milan ormai oggi viene criticato per qualsiasi cosa. Se l'età media è bassa e quindi si va nel segno di giovani di prospettiva, di giovani su cui investire, beh, vuol dire che si è coerenti. Il giocatore di esperienza. Il giocatore di esperienza il Milan se lo può tranquillamente costruire dentro la squadra. Donnarumma è un giovanissimo, ma ha una importante esperienza di Milan alle sue spalle. Lo stesso Alessio Romagnoli alla sua quinta stagione nel Milan, è del capitano del Milan. Altri giocatori, come ad esempio Ante Rebic, vengono sottovalutati quando vengono al Milan. Il Milan è riuscito a risolvere il tema André Silva in questa stagione, ha investito 59 milioni di euro sul mercato, ha preso 6 giocatori, cosa che nessuno pensava il Milan avrebbe fatto all'inizio del mercato. All'inizio del mercato si pensava ad altro, si pensava ad un ridimensionamento del Milan, a grandi cessioni e all'investimento di alcuni dei proventi da queste grandi cessioni, ce lo siamo già detti. Invece è stato fatto un altro tipo di operazione. Chiaro che il Milan, il tempo al Milan è un concetto molto vario, molto vago, spesso eventuale, lo richiede, unitamente al termine pazienza, l'allenatore rossonero Marco Giampaolo. Chiaro che però al Milan ogni sconfitta è un pretesto per criticare tutto ormai. Qualsiasi caso al Milan viene amplificato. Leao comprensibilmente a 19 anni parte 2 volte in panchina ed è un problema. In altre squadre invece giocatori molto più costosi di Leao se partono 2 volte dalla panchina va bene. Notiamo una certa comodità nell'attaccare il Milan di questi tempi e in questo periodo. Ripeto, senza fare le vittime, senza fare gli accerchiati. È una cosa che notiamo, alcune delle critiche sono meritate, altre sono pretestuose, vengono scaricate sul Milan, forse perché in questo momento non c'è il clima politico per scaricarle su altri. Abbiamo visto anche il modo in cui negli ultimi giorni è stata attaccata Vandanara, perché anche Vandanara è entrata in polemica con un potentato. E quindi, quando in un sistema calcistico ci sono i potentati, le critiche se le beccano i non potentati. Io credo che a Zvone Boban e a Paolo Maldini non interessi essere un potentato e non sono diventati dirigenti del Milan per esserlo. Ed è normale che una società che ha cambiato molto a livello di proprietà più volte, a livello di dirigenza più volte negli ultimi anni, la scorza del potentato questa società non possa averla. Però ecco, notiamo tante cose, insomma, notiamo tanti aspetti del clima mediatico e del clima politico che non sono favorevoli al Milan. Però la nostra, e di questo ne siamo orgogliosi, resta una vicenda di campo. Noi le cose ce le giochiamo sul campo, se i nostri giovani cresceranno lo si vedrà sul campo, se Marco Giampaolo riuscirà davvero a dare quel gioco che la sua visione vede in questo momento e al quale la sua visione tende, si vedrà sul campo. Ecco, il Milan dalle camarille politico-mediatiche, istituzionali e arbitrali è fuori, a suo danno, ma è fuori e se permettete, orgogliosamente.